Bisogna spostarsi per forza, perché qui a San Vito non c'è... Per i giovani non c'è niente, non c'è quasi niente. Io pensavo come attirare più turisti in questo paese. Ora, buono! Per me non c'è niente aperto, c'è solo il bar. Per esempio un centro... didattico per i giovani, ad esempio un ambiente di ritrovo, ecco, per i giovani, dove possiamo divertirci, spettacoli nuove, nuove attrazioni, nuove, come possiamo dire, pure più divertimenti soprattutto per i giovani, perché se no saremo tutti a casa a rimboccarci le copette e dormire sempre tutto il giorno, tutti i santi giorni faremo sempre le stesse cose. Se in un paese hai giudizi, tutto, tutti sappiamo di tutti, quindi non è una cosa bella. Viviamo in un grande fratello. Viviamo un disagio, tutto quello che si organizza non ti fa mai niente, ma semplicemente perché siamo noi ragazzi che non lo facciamo. Sì, è pure vero, è stata aperta la discoteca, però non funziona, perché comunque se ne vanno fuori. Io per esempio che ci sono andata, cioè ci vanno pochissime persone praticamente come ragazze in chiesa, ma la chiesa ha organizzato ad andare ad Alcamo a pattinare, ha organizzato gite, ha organizzato tante cose. Non c'è la partecipazione, quello è il problema di fondo. Infatti, perché siamo sempre o a gruppetti o magari qualcuno non ci va perché preferiscono andare fuori, e poi alla fine è così, non è che non c'è, si preferisce fare altro, pure se si... Se il comune non so, offre qualcosa, no, perché... noi non la facciamo. Ci sono gli spettacoli e cose del genere, però nessuno ci va. Sono sempre quelli di fuori, quelli grandi. Perché ormai qui c'è un turismo non per i giovani, soprattutto per, per le grandi famiglie. È a livello familiare e questo ci condiziona molto per noi. Io posso portare l'esempio nostro, siamo nella stessa classe, però non è che usciamo insieme, cose, perché comunque non c'è un punto di ritrovo. E già questo secondo me fa tanto. Si dovrebbe cercare di fare qualcosa. Però non so che cosa ci dovremmo pensare.